parete un po' particolare perché con un'inclinazione molto accentuata che supera sicuramente i 45 gradi, dove è importante il lavoro che si fa non solo con le braccia, perché apparentemente potrebbe sembrare un lavoro solo di braccia, ma è fondamentale il lavoro dei piedi e soprattutto degli addominali, perché per tenere delle prese su questo tipo di inclinazione è fondamentale il lavoro dell'addome, perché altrimenti il corpo non sarebbe in grado di sollevarsi e progredire lungo la parete. Chiaramente l'errore che fanno tutti quelli che, facendo un esercizio che c'hai difficoltà, cerchi di sbrigarti. Però questo non è un vantaggio, perché poi i movimenti li fai troppo veloci, troppo concisi, e quindi chiaramente rischi di trovarti incasinato poi nei movimenti successivi. Invece quello che è importante è che tu il movimento lo vedi prima ancora di averlo fatto, no? E cerchi di ottimizzare anche il discorso della fatica. Cerchi di tenere su alto il corpo, lavorando molto con gli addominali, e i piedi utilizzali pure, non solo in appoggio, ma quando è necessario, anche in aggancio. No? Cioè, se piede spinge, uno aggancia. In questo modo ottimizzi tutto il lavoro del corpo. Questa è la cosa importante, quindi anche il coordinamento dei movimenti, perché risparmi energia. Perché questa è un'inclinazione molto, molto dura, perché è un'inclinazione che richiede molto lavoro fisico, però è un'inclinazione anche molto allenante, perché ovviamente ti permette poi, quando vai in gara, di affrontare i circuiti con inclinazioni simili in modo ottimale. Se io sto in questa posizione, la posizione di base dell'arrampicata, le mani leggermente più larghe delle spalle, prendo due prese, i piedi leggermente divaricati, se io devo fare il movimento, tu prova a fare questo lavoro, sto così, se io sto così dritto, provo a sollevare una gamba, vedi che faccio fatica a sollevarla, no? Perché sono molto contratto, perché la posizione mi porta a contrarre il bacino e quindi faccio difficoltà a alzarle. Oltretutto la alzo in un modo, no, che chiaramente poi secondo di quanto io sono sciolto. Però se per fare questo movimento faccio un esercizio semplicissimo, sono così, sposto il movimento, cioè con un movimento semplicissimo, il peso del corpo su questa gamba, no? Vedi? Semplicemente con un movimento. Automaticamente guarda dove arrivo con la gamba. No, tutto è molto più semplice. Ovviamente tu stai accelerando i tempi, cioè nel senso che ovviamente ci vuole tempo per fare questo tipo di lavoro, no, però già in pochi giorni hai fatto dei bei progressi, perché insomma è un tipo di sport. Poi ripeto, il discorso qual è? Che tu fai già uno sport e chiaramente ricondizionarti a un altro tipo di movimento è un altro tipo di discorso. Lo stesso discorso vale su quel tipo di lavoro. Quel lavoro lì, sui listelli, che simulano un po' tipo il movimento del pangulic, non è un lavoro statico, è un lavoro dinamico. Infatti quello si chiama lavoro pliometrico. E lì è fondamentale la dinamicità del movimento, perché è quello che allena, non la staticità. E oltretutto, se stai dinamico, sfrutti il tuo stesso peso per muoverti. Se io sto così, vedi? No. Guarda. Vedi, quando fai il lavoro così, per esempio, mai fermo. Quando tu ti alleni, qualunque lavoro fai, muscolare, i muscoli ci mettono poche settimane a condizionarsi. No? Poi se sei un allenato, insomma, lo sai benissimo come funziona. Per allenare i tendini
a volte ci vogliono anni per poterli portare a dei livelli veramente alti, perché chiaramente ci vuole proprio la struttura che hanno, ci vuole tempo, per cui il fatto di avere tanta forza fisica sui grandi muscoli può essere molto pericoloso nell'allenamento per l'arrampicata. Quindi devi cercare di bilanciare, per cui ci stanno dei lavori che devi dare tempo al tuo organismo di crescere, se no ti diventa difficile. Allungati e avvicina il corpo alla parete, avvicinalo alla parete il corpo. Se stai vicino alla parete ti tieni di più paradossalmente. Lo vedi come c'hai più equilibrio se stai vicino? Alzalo quel bacino. Diventa sempre più dura, eh? Tendini che vanno, che partono, muscoli. Abbiamo poco tempo però. Poco tempo, la preparazione continua. Per cui forza. Dai, dai, forza.